Conciliare il lavoro e la gestione familiare è sempre più difficile, tenendo conto anche delle ristrettezze economiche che vivono le famiglie italiane. E così, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche nel Vallo di Diano il piano sociale di zona S10 ha pubblicato un avviso pubblico per l'istituzione di un albo delle babysitter, previa selezione per partecipare ad un corso di formazione limitato a 50 partecipanti. Le babysitter saranno impegnate in servizi di babysitting o in progetti per bambini sia della fascia di età della prima infanzia che di fascia di età superiori. Il corso di formazione ed il nuovo servizio che il piano sociale di zona vuole offrire alle famiglie del territorio si inserisce nell'ambito del progetto Piano Servizi per la Prima Infanzia 0-36 mesi. Possono fare richiesta di partecipazione alla selezione per l'ammissione al corso di formazione per babysitter le persone residenti da almeno 3 anni in uno dei 19 comuni dell'ambito S10 e che alla data di pubblicazione dell'avviso possiedono i requisiti previsti. La domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione al corso di formazione dovrà essere compilata esclusivamente mediante procedura online, a partire dal prossimo 10 novembre, collegandosi allo specifico link, secondo le modalità riportate dalla procedura online, entro le ore 24 del 26 novembre 2014, salvo eventuali proroghe. Le domande di partecipazione al corso verranno vagliate da una commissione appositamente istituita. Il piano sociale di zona S10 procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati. Un interessante servizio per le famiglie e per le donne sempre più escluse dal mondo del lavoro, perché impegnate a prendersi cura dei loro figli. Un modo forse utile per poter ottemperare alla necessità di ritornare al lavoro dopo aver avuto un figlio, senza sostenere spese onerose che potrebbero incidere ancora più negativamente sul già sofferente bilancio delle famiglie.